nel Maceratese c'è una storica azienda produttrice di abbigliamento formale da uomo che si è riconvertita alla produzione di camici sanitari. Vediamo. Dai completi formali da uomo ai camici bianchi per dottori. Anche Tombolini, storica firma dell'eleganza con cuore produttivo attivo da 60 anni a Colmurano, è ripartita nell'emergenza al servizio di chi è in prima linea nella lotta al coronavirus. Siamo ripartiti perché abbiamo voluto all'inizio dare un grande aiuto a tutti i comuni, alla protezione civile, agli enti che ci sono qui intorno, alle case di riposo, producendo delle mascherine che potevano loro utilizzare e dargliele in maniera veloce perché ne avevano necessità. Abbiamo subito messo a disposizione tutte le nostre persone con la loro esperienza sia di modellistica che di cucitura. Abbiamo immediatamente fatto un modello dei primi prototipi che siamo partiti con un'immediata produzione di 5.000 mascherine al giorno. L'obiettivo è quello di arrivare a 200 camici al giorno. Sono materiali antigoccia, idrorepellenti e che possono essere lavati in lavatrice e disinfettati con prodotti specifici. Per almeno 6 volte garantiti al 100%. La collezione estiva già venduta e in parte consegnata, i nuovi modelli per l'inverno pronti per la produzione. Col lockdown tutto si è fermato. Dei 100 dipendenti, ora una trentina, in gran parte esperte cucitrici, sono tornate al lavoro. Lei da quanto tempo lavora qui? 40 anni, che adesso è il momento del bisogno, bisogna fare questo. La speranza è poter ripartire presto e a pieno ritmo con la produzione di abbigliamento, mantenendo però un comparto per i dispositivi sanitari. Sicuramente non saranno gli stessi numeri, sicuramente non sono gli stessi prodotti, ma stiamo innovando le nostre collezioni, stiamo pensando a prodotti antibatterici, lavabili lavatrice, che era già un nostro must delle nostre collezioni e con quelli attraverso il digitale vogliamo ripartire il prima possibile.